Ben ritrovati a Piacenza per la Plasencia Marathon for UNICEF, 14ª edizione. Domenica 1 marzo 2009 siamo allo stadio Galleana della città che ospita l'evento podistico. Piacenza si lega all'UNICEF, a tutte le iniziative che riguardano i bambini. Inquadrato Roberto Reggi, il sindaco al via della mezza maratona, quest'anno con alcuni deputati, fra cui il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi. Vediamo inquadrato anche Giacomo Leone, il vincitore uscente della mezza maratona, oggi al via della sua ultima gara ufficiale della carriera, dopo aver vinto numerose gare, la più importante, lo ricordiamo, quella di New York, la maratona che risale al 96. Con l'F1 vediamo Maraja Vrajic, atleta croata, iscritta alla maratona, e qui la partenza che riguarda gli atleti in handbike, i cosiddetti diversamente abili, che partono qualche minuto prima dei normodotati, impegnati sui 21 km e 97 metri e sulla distanza olimpica per eccellenza, 42-195. Rivediamo Leone, vediamo Said Boudalia, favorito nella mezza. Abbiamo visto anche poco fa Pietro Colnaghi, iscritto alla maratona. Qui abbiamo Ivana Iozia e Daniela Paterlini. Ivana Iozia già azzurra di maratona, già campionessa italiana di specialità. Alle sue spalle, nascosta tra gli amatori, Maria Cocchetti, anche lei già protagonista, conosciuta qui a Piacenza. Un serpentone di atleti, sono circa 2.400 i partecipanti, che si dividono fra maratona e mezza maratona. Il momento emozionante sempre del via che viene dato all'esterno dello stadio, un percorso tutto asfaltato, veloce, ci si dirige verso il centro della città, si passa attraverso Piazza Cavalli, che poi sarà anche sede di arrivo, si lambiscono le mura venete, si circoscrive tutto il centro storico, si ritorna a sud di Piacenza, un po' dove ci troviamo adesso, per dirigersi verso Graziano Visconti, che è il borgo medievale più lontano, il punto più periferico che la maratona tocca attorno al 20° chilometro, per poi far rientro verso la città. Ci vogliono un paio di minuti per veder scorrere tutti gli atleti iscritti, dai più forti avanti che partono subito spediti velocissimi a questi ultimi, che invece sono un po' più accorti nella partenza, del resto hanno anche meno pretese cronometriche, ma noi ci concentriamo ovviamente su quello che accade davanti, perché è davanti che la gara fa notizia, sicuramente non soltanto per il numero dei partecipanti apprezzabile, nonostante ci sia la concomitanza di 6 gare in questa domenica. Abbiamo visto poco fa un duo di maratonetti, o meglio mezzi maratonetti, se così ci è consentito chiamare, con Mauro Cattaneo. Qui abbiamo il plotone invece di battistrada con Giacomo Leone, con lui c'è il keniano Simeon Kirui, alle sue spalle col cappellino Said Boudalia, marocchino con passaporto italiano, e con la maglia del Daini Karate Brianza abbiamo Lashen Mokraji, marocchino. Tutti atleti che possono correre agevolmente a cavallo dell'ora e 5 questa distanza, una mezza maratona che ha già una ricca storia e un primato di percorso che appartiene a Charles Tangus, che risale al 2003, quando corse in un'ora 2 minuti e 34 secondi. Qui all'altezza di Piazza Cavalli comincia a sgranarsi il gruppo, Giacomo Leone perde contatto con i primi, se ne vanno Said Boudalia e Kirui. Qui abbiamo intanto il sudamericano tesserato per il CUS Parma, che è Gilfran Rodriguez, e qui il battistrada della maratona col numero 1, Philemon Kipkering, che Piacenza già ha conosciuto in passato perché fu terzo nella mezza maratona nel 2001 alle spalle di Ibrahim Mitei e di Abderrazzak Gabbar, e poi anche secondo nel 2002 nella maratona alle spalle di Alberico Di Cecco. E qui abbiamo un po' di maratoneti e mezzi maratoneti mischiati, si differenziano dal numero di pettorale, il pettorale rosso con più numeri è riferito a chi è iscritto alla mezza maratona, il pettorale con numeri neri è anche più bassi, sono appunto, si riferiscono alla maratona. Qui abbiamo Ivana Iozia che passa in solitudine, ha già impostato un'andatura insostenibile per tutte le inseguitrici.
hanno già 150 metri di svantaggio Maria Cocchetti e Daniela Paterlini, entrambi nomi conosciuti. La prima, la Cocchetti, già protagonista qui a Piacenza nella mezza maratona nel 2006, quando vinse in 1:15:22. Daniela Paterlini, invece, un nome un po' nuovo qui da queste parti, anche se in giro per l'Italia la conosciamo molto bene, un atleta sicuramente da podio in una gara di questo livello, capace di correre attorno all'ora 16, ora 17. La telecamera mostra il distacco che c'è attorno al quarto chilometro fra Cocchetti e Paterlini con Ivana Iozia, Comasca che è già davanti e per lei si profila un tempo attorno all'ora 15, forse qualcosina meno, sempre riferito alla mezza maratona. Noi in questa puntata di Tutto Running, per il 12° anno, siamo qui consecutivo a Piacenza per seguire la gara. Per oggi ci concentreremo soprattutto sulla maratona. Adesso due parole con Gianni Cuminetti, che è presidente provinciale dell'UNICEF. Intanto benvenuto a Gianni Cuminetti, che è presidente provinciale di Piacenza dell'UNICEF. Avete già idea dell'importo raccolto quest'anno? Sì, ormai negli ultimi due anni si è consolidato attorno a 65.000 euro fra la maratona e le iniziative che sono collegate alla maratona, fra tutte la Lotteria del Cuore, che negli ultimi due anni ha superato addirittura come gettito la maratona. Però è una lotteria che è un satellite della maratona. Il percorso di questi fondi qual è poi alla fine? Com'è che vengono impiegati? Sì, Piacenza è stata la prima città italiana, fino a due anni fa anche l'unica, che ha avuto l'autorizzazione dall'UNICEF a realizzare un progetto UNICEF con i fondi raccolti sul territorio piacentino. E allora nel settembre del 2003 abbiamo fatto nascere a Kinshasa un centro di accoglienza per bambine di strada, che secondo la letteratura ufficiale dell'UNICEF internazionale è il centro modello da imitare quando si vuole realizzare un centro di accoglienza ideale per bambini di strada. È riservato a bambine di strada, ne raccogliamo circa 500 all'anno e questo centro è un filtro fra la strada e le famiglie nelle quali vengono poi reinserite. Poi, siccome raccoglievamo più fondi di quelli che ci bastavano per mantenere questo centro, siamo stati autorizzati a realizzare un secondo nella regione del Katanga, sempre nella parte meridionale della Repubblica Democratica del Congo, che è destinato al recupero di ex bambini soldato. E questo è in piedi dal 2004. E come UNICEF, come venite a conoscenza di questi bisogni? Sappiamo che ci sono vastissime aree del mondo disagiate con bambini soldato, come poco fa ha spiegato. Com'è che venite a conoscenza di questi bisogni? L'UNICEF è un'agenzia dell'ONU ed è la più grossa organizzazione mondiale che si occupa esclusivamente di bambini. L'UNICEF ha un radicamento sul territorio in circa 160 stati, dove esistono proprio delegazioni UNICEF e sono delle stazioni di monitoraggio del territorio, soprattutto nei paesi che hanno necessità di interventi. E la filosofia dell'UNICEF è quella di realizzare quello che serve alla popolazione infantile, lavorando però sotto braccio ai governi locali. Quindi tutti i progetti sono progetti che vedono l'UNICEF partecipata insieme a forze del posto, che conoscono esattamente i bisogni e consentono di canalizzare le risorse nel modo più razionale. Ci sono mai state iniziative per bambini italiani? Certo, quando l'UNICEF è nata 60 anni fa, nell'acronimo UNICEF la E era Emergency. Insomma, tradotto UNICEF è Fondo Internazionale di Emergenza delle Nazioni Unite per l'infanzia. Si pensava, è nato appena finita la guerra, che bastassero alcuni anni per aiutare i bambini della guerra. E poi si è visto che l'emergenza invece era una parola che rimaneva solo nella sigla.
ma era sempre emergenza, e da allora sono stati aiutati tutti i bambini che man mano avevano maggiori necessità. All'inizio, quando proprio l'UNICEF è nata, la popolazione infantile che più di altre è stata aiutata è proprio quella italiana. C'è stato un aiuto diretto dell'UNICEF ai bambini italiani appena finita la guerra. Poi bisogna tenere presente che l'UNICEF non è solo l'F della sigla FAO, non sono solo soldi che servono per sopperire a delle esigenze legate alla sopravvivenza infantile, ma è anche una filosofia. L'UNICEF si preoccupa di tutti i bambini, anche dei nostri bambini, anche dei figli delle persone che non hanno problemi economici, perché c'è una educazione proprio alla solidarietà che deve partire fino dalle scuole. Infatti noi lavoriamo moltissimo soprattutto con le scuole elementari per educare i nostri figli a conoscere certe realtà di altri bambini meno fortunati di loro e crescere dei cittadini che domani magari non assistono supinamente a certe ingiustizie che purtroppo ci sono al mondo. Grazie Cominetti. Grazie a voi. Ed eccoci di nuovo sulla maratona. Inquadrata abbiamo Maria Vrajic, l'atleta croata impegnata nella lunga distanza. Siamo al 10° chilometro, come poco fa vi siete potuti rendere conto con le immagini che hanno passato in rassegna i protagonisti. Said Boudalia che se n'è andato per quanto riguarda la mezza, infatti vincerà la mezza maratona in 1:05:36 davanti a Mokrash Ilashen dai Nicarate 1:05:44 e a Simeon Kirui 1:06:04, primo italiano Fabio Mella, Legnami Pellegrinelli 1:10:48. Tra le donne, lo ricordo, mezza maratona, vittoria sarà per Ivana Iozia 1:14:57 davanti a Daniela Paterlini 1:17:26 e Maria Cocchetti 1:18:06. Qui abbiamo l'immagine che riguarda Noemi Gizzi, un nome relativamente nuovo, abbastanza conosciuto nel panorama delle ultramaratone, che è abbastanza sorpresa del fatto di precedere la favorita Vrajic. Qui ci avviciniamo nella zona della divisione dei percorsi, divisione che avviene laggiù. La mezza maratona girerà a destra, la maratona tirerà dritto verso Grazzano Visconti. Una mattinata abbastanza grigia, non soleggiata, sicuramente adatta, ideale per chi deve correre tanti chilometri. Le atlete sono praticamente appaiate nella maratona. Noemi Gizzi che viene raggiunta da Maria Vrajic, che sulla carta è un po' più forte, lo ricordiamo, si è già segnalata quest'ultima atleta croata alle maratone di Lanciano, di Jesolo, e ha vinto anche quella del Piceno, un primato da 2:55 ottenuto a Verona nel 2007. Qui abbiamo intanto Pietro Colnaghi, già visto su queste strade, ormai è divenuto una presenza immancabile nelle ultime edizioni della Plasencia Marathon for UNICEF, qui attorno alla quarta, quinta posizione, siamo vicini al 15° chilometro, con davanti l'immagine che si riferisce a Hela Klimi, Abdelhafid, Atletica Imola. E più avanti abbiamo i due battistrada che sono Philemon Kipkering, l'atleta keniano, in primo piano, e al suo fianco Hicham El Barouki, marocchino che vive a Torino, ha vissuto a Torino per un certo periodo e che oggi si ritrova qui a duellare col favorito d'obbligo, quel Kipkering che in maratone ne mastica tante come se fossero gomme, ne ha vinte a decine, ne ha corse altrettante, e è qui per cercare la vittoria, una vittoria che per Kipkering a Piacenza non è mai arrivata. Abbiamo già ricordato, fu secondo nel 2002 alle spalle di Alberico Di Cecco, quell'Alberico Di Cecco che purtroppo è passato agli onori della cronaca recentemente per essere stato pizzicato positivo al test antidoping, all'eritropoietina, una sostanza che i maratoneti purtroppo ricorrono per ridurre le sensazioni di fatica e aumentare le prestazioni, una sostanza proibita. Qui siamo all'ingresso di Grazzano Visconti e c'è incredibilmente Colnaghi che prende la testa della corsa,
visto che si sta viaggiando comunque a ritmi abbastanza turistici per il livello di questi atleti, siamo in ritardo rispetto alle passate edizioni, qui dentro Grazzano Visconti, in ritardo di 5-6 minuti, tant'è che il passaggio alla mezza avverrà ben oltre l'ora e 10, ci dirigiamo verso il passaggio della mezza maratona. Grazzano Visconti dura circa 6-700 metri, un tratto sterrato, con tanti turisti sorpresi del fatto di vedere passare così tanti atleti in corsa e col Naghi che a questo punto ha preso il comando, ma la gara è ancora tutta da vivere perché si entra appunto nel vivo della maratona dopo la mezza, mancano 21 km al traguardo. Filemon Kipkering, avete visto, ha passato i guanti alla motostaffetta che segue la gara, ha chiesto di tenerglieli, evidentemente comincia a sentire un po' di caldo. Colnaghi ha un'espressione un po' stanca, un po' affannata, evidentemente gli è costato quello a lungo per agganciare la testa della corsa, mentre al suo fianco paiono un po' più rilassati El Barucchi e anche in questo caso El Aklimi e a questo punto anche Kipkering. E adesso quattro chiacchiere con uno degli organizzatori, Pietro Perotti. Pietro Perotti, organizzatore della Plasencia Marathon for UNICEF, appunto, ancora con l'UNICEF anche quest'anno. Beh, l'UNICEF è la nostra caratteristica. La maratona di Piacenza è nata per l'UNICEF e continuerà a fare questo. Qualcuno dice che la cosa si può limitare in qualche aspetto, l'aspetto naturalmente è quello degli atleti. Noi non avremo mai grandi atleti alla maratona di Piacenza, però abbiamo questa caratteristica ed è quella di riuscire a devolvere soldi importanti, concreti all'UNICEF. Limitarli per un montepremi più importante, per ingaggi, andrebbe fuori da quella che è, diciamo, un po' la nostra iniziativa. Infatti oggi ci sono 6 mezze maratone in tutta Italia e qui i corridori sono stati 2.400. Beh, questo vuol dire che comunque si può riuscire, se anche offrendo qualcosa di diverso, offrendo montepremi bassi, addirittura la mezza maratona, diciamo, li trattiamo anche male perché non facciamo neanche i premi di categoria, la nostra non è una manifestazione a prezzi bassi perché si arriva a pagare addirittura 20 euro per la mezza, però cerchiamo di dare grandi servizi, i servizi ci sono e tutti ci dicono che la manifestazione è ben organizzata e soprattutto io spero che tanti vengano anche per il piacere di devolvere soldi all'UNICEF. Perché tanta politica quest'anno al Via? Ma politica, abbiamo avuto dei parlamentari, beh, c'è questo gruppo di parlamentari, tra l'altro sia di destra che di sinistra, che ormai si sta impegnando nelle iniziative nelle maratone e hanno voluto partecipare, la cosa naturalmente ci onora. E per l'anno prossimo si andrà quindi alla 15ª edizione? La 15ª edizione speriamo che sia caratterizzata da un lavoro un po' meglio fatto in quello che è la promozione. La promozione e, diciamo, le possibilità di offerta di qualcosa in più. Cioè, per venire a Piacenza noi crediamo che sia necessario anche offrire un altro aspetto molto importante della città, che è quello enogastronomico. Abbiamo caratteristiche fondamentali e molto ben apprezzate in questo e vorremmo offrirle a chi viene a partecipare alla maratona e alla mezza. Rieccoci in corsa, maratona, siamo in prossimità del 30° chilometro, avete visto la fuga di El Barucchi e Kipkering, attorno al 24° chilometro hanno ceduto Colnaghi e El Aklimi, a questo punto rimangono in due, siamo al ristoro del 30° chilometro, sulla via che porta verso Piacenza, non prima di aver attraversato Gossolengo, gli atleti si mettono in fila indiana per poter prendere un goccio d'acqua, non hanno a quanto pare i rifornimenti personalizzati come per molti maratoneti accade, che al 30° chilometro si fanno lasciare la propria borraccetta con il proprio integratore, qui si continua ad acqua, del resto le condizioni meteo sono buone, si è viaggiato a ritmi, dicevo, sottostimati per il livello di questi atleti e c'è stato un allungo nella seconda parte di gara, tant'è che a farne le spese laggiù abbiamo visto sono stati subito Colnaghi e El Aklimi, tuttavia Kipkering in questo parterre, in questa giornata, ha una marcia in più, al 31° chilometro cambia ulteriormente ritmo e si scrolla di dosso la figura e la presenza di El Barucchi, che vanta molte meno maratone,
Ricordiamo Kipkering, atleta da 2 ore e 12, tempo ottenuto a Treviso, ha vinto diverse volte le stesse maratone, 5 volte Livorno, 4 volte Pisa, ne ha vinte una trentina in tutto. Kipkering che vive a Siena, sta in Italia 7-8 mesi l'anno e se ne torna in Kenya 3-4 mesi. Non gareggia tutto l'anno, però quando è in Italia, soprattutto, prende parte a gare lunghe, soprattutto maratone. Questa è la figura di Kipkering, che a questo punto ha messo in atto l'allungo che decide la 14ª Plasencia Marathon for UNICEF. Il Barucchi comincia a essere troppo distaccato per essere al 32esimo chilometro, all'ingresso quasi di Gossolengo, l'ultimo centro abitato prima di entrare in Piacenza. Non è riuscito a reagire allo strappo di Kipkering, e il Barucchi, che a questo punto si accontenta della seconda piazza. Alle sue spalle Colnaghi e Della Climi lottano per il terzo posto, un passo un po' più contenuto per El Barucchi. Eccolo là, il cartello del 32esimo chilometro, che propone il distacco, è ormai quasi incolmabile, sono più di 200 metri, il distacco tra Kipkering e El Barucchi. A questo punto non ci rimane che attendere l'arrivo al traguardo per assistere al vincitore di questa gara legata all'UNICEF, come poco fa ci raccontava Gianni Cuminetti, e legata anche ai suoi organizzatori, come poco fa ci raccontava Pietro Perotti, che con Alessandro Confalonieri è l'anima dell'appuntamento, che non promette grosse cifre, non promette grosse ricompense, diciamo così, agli amatori, ma sempre un gran numero di partecipanti. Quindi appuntamento gettonatissimo anche per la posizione geografica di Piacenza, che accoglie un nutrito numero di partecipanti dalla Lombardia e dall'Emilia-Romagna, le regioni italiane più ricche di iscritti a questa specialità, l'atletica, quindi anche in campo amatoriale. Siamo dentro Gossolengo, la gente applaude il passaggio del battistrada Philemon Kipkering, che di cognome fa anche Metto, che qui fu terzo nel 2001 nella mezza maratona alle spalle di Ibrahim Itei e di Abderrazzak Gabbar, e secondo nella maratona, abbiamo già ricordato, alle spalle di Dicecco, corse in 2:15, pensate, nel 2002, maratona che nel corso degli anni è stata vinta anche da Abraham Maio, suo connazionale, Sammy Rotich, Paul Kanda e Sammy Rotich Kibet l'anno scorso di nuovo, davanti a Joshua Rob Kipchumba e Emanuele Zenucchi. Qui siamo quasi all'ingresso di Piacenza, più nulla da fare per gli inseguitori, ormai la gara è decisa per quanto riguarda la vittoria. Philemon Kipkering, col passare dei chilometri, aumenta il suo vantaggio sull'inseguitore. Sta correndo questa seconda parte di gara decisamente più veloce rispetto alla prima, anche se adesso il ritmo si è un po' assestato. Passaggio a metà gara avvenuto in 1:12:35, una seconda metà gara che potrebbe essere corsa sotto l'ora e 10. Perciò con un ritmo decisamente più veloce, almeno per il protagonista, che alla sua terza partecipazione qui riesce ad agguantare il successo, sempre che ovviamente si regga fino alla fine, ma abbiamo pochi dubbi, tant'è che siamo già in Piazza Cavalli ad attenderlo. Kipkering che arriva, eccolo qua, accolto dall'applauso in 2:21:50, con grande vantaggio sull'inseguitore El Barucchi, mentre è ancora incerto il terzo posto fra Ela Klimi e Colnaghi. Allora ancora un keniano qui a Piacenza, dopo abbiamo già ricordato Kanda, Sammy Rotich e Abraham Maio, ma anche altri protagonisti qui. Eccolo qua il secondo classificato, che è, a questo punto lo confermiamo, El Barucchi, giunge staccato di 4 minuti, 2:25:30 circa, 2:25:33, 2:21:54 il tempo ufficiale del vincitore. Attendiamo il podio, il terzo posto, per capire se sarà Colnaghi o Ela Klimi. Ela Klimi, eccolo qua,
marocchino di Imola, perciò Kenya, Marocco, Marocco per questa 14ª Plasencia Marathon for UNICEF, 2:26.08 il tempo di questo maratoneta che precede a questo punto Pietro Colnaghi, che diventa il primo degli italiani, lo ricordo, Colnaghi tesserato nel GSA Corno Marco Italia, che giunge poco oltre le 2:27 e adesso quattro battute con i protagonisti, ossia Philemon Kipkering e Hicham El Barouki. Philemon Kipkering, vincitore a Piacenza, una gara molto tranquilla nella prima parte, vero? Sì, era molto tranquilla. Volevo partire prima, però era solo. Le maratone che lei fa, diciamo, le prepara oppure le decide agli ultimi giorni? Io decido agli ultimi giorni. In settimana quanti allenamenti? Due volte al giorno. Due volte al giorno? Sì. In Kenya quante volte va all'anno? Quattro volte, tre volte. E quest'anno cosa pensa di fare? Più mezza maratona o più maratona? Volevo fare meno, però più veloce. Torniamo un attimo alla gara di oggi, questa di Piacenza. C'è stato il vento freddo nell'ultima parte, vero? No, era bella gara, però era da sola. Da sola, ci voleva qualcuno per aiutare, anche il motorino, per fare l'Ebre. Hicham El Barouki secondo, per un certo tratto è stato a fianco di Kipkering, poi? E poi è andato da solo, lui ha cambiato il ritmo non è veloce. Io che stanco, io che fermato perché c'è il freddo, ho anche fatto tante gare, l'ultima gara maratona di Sanremo, anche tutti a diritto, ho fatto secondi. Adesso io voglio tornare bene dopo. Dove vive in Italia? Prima a Torino, adesso vivo a Brescia. Ah. Sì, con la squadra lì. E chi l'allena? Allena da solo, con i miei amici, senza allenatore. Allena da solo. Da quant'è in Italia? Quasi sei anni qua in Italia. E corre da? 12 anni, 13 anni. Ho capito. Oggi freddo? Ah sì, è freddo oggi. Anche siamo corri fuori della città, c'è il freddo fuori. Grazie mille, ciao. Ed eccoci con la gara femminile. Maria Vražić, croata, vince la Plasencia Marathon for UNICEF in 2:54:28. Eccola qui, soddisfatta l'atleta che dopo aver vinto altri appuntamenti, la Maratona del Piceno, Night Marathon di Jesolo e anche il Lanciano, fa sua anche Piacenza. Con vistosa soddisfazione davanti a Noemi Gizzi, con la quale ha duellato nella prima parte di maratona, come ricorderete poco fa vi abbiamo mostrato, e adesso vi proponiamo perciò l'arrivo della seconda classificata, mentre le immagini si soffermano sulla protagonista, giustamente, che mastica un po' di inglese e anche un pochino di italiano. Eccola qui, Noemi Gizzi, l'ultramaratoneta che giunge staccata dalla vincitrice di circa 6 minuti, si va poco oltre le 3 ore, 3:01:31. Terza, lo ricordo, sarà Tiziana Nesta dell'Atletica Lazio, 3:05:20, Triathlon Lecco, la società di Noemi Gizzi. A questo punto le immagini si spostano sul podio maschile con Philemon Kipkering, vincitore, davanti a Hicham El Barouki e a Abdelhafid El Aklimi. Kenya, Marocco, Marocco, podio del tutto internazionale, straniero anche per questa edizione. Amatori che continueranno a giungere al traguardo fino oltre le 5 ore. Adesso il podio donne con Maria Vražić davanti a Noemi Gizzi e a Tiziana Nesta a completare il quadro dei protagonisti di questa 14ª Plasencia Marathon for UNICEF. E noi vi salutiamo su questo replay della vittoria di Kipkering da Piacenza. È davvero tutto. Un cordiale saluto.